La conoscenza e soprattutto le informazioni viaggiano sempre più attraverso la rete internet, il cosiddetto cyberspazio, un territorio immenso e spesso sconosciuto che pone problematiche di difficile soluzione ed in continua evoluzione. A Chieti, nel Teatro Marucino, questa mattina giornalisti, avvocati, esperti e rappresentanti delle istituzioni si sono ritrovati per partecipare al Security Day 2016, un appuntamento di riferimento a livello nazionale sul tema del cyberspazio e della sicurezza organizzato dal Corecom Abruzzo. Oggi il potere dell'informazione è fondamentale nella vita di tutti i cittadini, soprattutto dei minori che ci stanno particolarmente a cuore, e per questa ragione abbiamo voluto dare un profilo seminariale a questo appuntamento di oggi, perché sempre più riteniamo che la comunicazione non significhi soltanto informare i cittadini, ma significa sempre di più crescita, lavoro, trasparenza, velocità e anche sicurezza. E noi abbiamo aperto questo sportello sulla web Reputation, che ci sta dando soddisfazione perché abbiamo molte segnalazioni. La finalità è stata quella di diffondere una conoscenza ad ampio spettro rispetto al corretto utilizzo degli strumenti della Information Technology e alla comprensione dello stato dell'arte della sicurezza informatica. Se ci fermiamo un attimo a riflettere, vediamo come nella vita di relazione, nel rapporto con le istituzioni, nell'economia, nei servizi, persino nella fruizione del prodotto televisivo, sempre di più la rete, la dimensione online siano centrali. Ora, questo può essere un'opportunità, ma ovviamente bisogna evitare che diventi un rischio. Il modo per farlo è garantire la sicurezza della privacy, la sicurezza dei dati, la sicurezza contro gli attacchi. Occorre individuare un nuovo equilibrio, una nuova capacità di coniugazione tra i diritti fondamentali, il diritto alla riservatezza, il diritto alla sicurezza e le esigenze generali del paese, dello Stato, degli Stati di perseguire crimini che ai noi sono in crescita, il cyberbullismo, i reati connessi al terrorismo, la violazione del diritto d'autore, numerosi altri reati tipici dell'utilizzo della rete.